al cashback. Pausa di riflessione, e chi lo sa. La cabina di regia che si è tenuta nella giornata del 30 giugno 2021 a Palazzo Chigi ha deciso di cancellare la seconda sessione di cashback che sarebbe dovuta partire dal 1 luglio. Quindi non ci sarà un secondo semestre 2021 del piano Cashless Italia e l'operazione si fermerà quindi alla scadenza del 30 giugno con il pagamento comunque delle somme accumulate con i pagamenti fatti tramite moneta elettronica e se non ci sono novità, comunque verrà erogato il super premio dei 1.500 euro ai maggiori utilizzatori di moneta elettronica. Niente paura quindi per chi fino al 30 giugno con la IO ha totalizzato almeno 50 transazioni valide con moneta elettronica. A loro quindi spetterà il cashback pari al 10% del transato totale per un massimale di 150. Quindi una cosa ufficiale, che verrà pagato il cashback relativo al primo semestre 2020. Durante questi mesi che abbiamo definito di pausa, di riflessione, l'esecutivo deciderà il da farsi, ma la misura comunque non sembra rientrare nelle intenzioni del presidente del Consiglio Draghi, che ferma, stoppa le disposizioni volute dal Premier Conte per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica e contrastare quindi l'evasione fiscale. Tra i più critici verso la misura, in prima fila Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che proprio di recente aveva presentato una mozione al Senato, mozione tra l'altro respinta in toto da Palazzo Madama. Però in quell'occasione era arrivata a semaforo verde una mozione della maggioranza che segnalava le criticità emerse, chiedendo un monitoraggio del programma per adottare i provvedimenti correttivi, soprattutto contro i furbetti del cashback, come sono stati definiti eclatante il caso dell'utente che in un'ora fece 50 transazioni da 6 centesimi. E come lui, tanti altri che purtroppo hanno messo in difficoltà soprattutto i gestori degli impianti di carburante, che per ogni transazione pagano comunque commissioni più alte. Diamo, prima di concludere, uno sguardo ai numeri che si sono registrati fino al 30 giugno, li sto leggendo: quasi 8 milioni di cittadini con transazioni valide, 726 milioni di transazioni elaborate e quasi 6 milioni di persone che hanno già raggiunto i requisiti per il rimborso statale. Requisiti quali sono? Ricordiamolo: almeno 50 operazioni valide con moneta elettronica. Per oggi è tutto. Se volete ulteriori aggiornamenti in merito al piano Italia Cashless e a ulteriori sviluppi, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi l'uscita dei miei prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!